Prestazione positiva, sia dal punto di vista personale, sei riuscito a trovare la rete, sia comunque anche per un Chievo che gioca un buon primo tempo, va sotto, però poi ribatte colpo su colpo e appunto arriva a giocarsela fino all'ultimo secondo. Ma non era facile venire qui a giocarsi la partita perché il Torino fino adesso ha fatto benissimo, è una squadra forte, soprattutto nel reparto offensivo. Noi l'avevamo preparata bene, poi è normale, prendi due gol e poi ci sta di sbandare, però la reazione della squadra è stata molto, molto buona e alla fine abbiamo fatto una gran bella gara. Siete, aver rinunciato alla seconda punta in avanti nel primo tempo ha pregiudicato il risultato secondo te? Tu quando? Assolutamente, c'era Walter che è un trequartista, una punta, quindi le due punte c'erano a tutti gli effetti in campo. Poi è normale, ripeto, avevamo davanti comunque una grande squadra e il Chievo ha fatto una bella buona partita. La classifica è sempre molto buona per il Chievo, qual è l'obiettivo che vi siete posti? Perché siete in questa zona davvero cuscinetto tra l'Europa e quelle che se la giocano col coltello tra i denti. Ma quando sei in quella zona devi pensare prima a salvarti, dopo devi pensare a tutto il resto, quindi fin quando non c'è la matematica salvezza devi continuare a lottare col coltello tra i denti.